un amore sviscerato per la comunità. L'altro motivo per cui mi sono data buttata al tavolo è che qualcuno lo deve fare, ma non per dovere, ma per esprimere un sentimento vero, era per ringraziare a nome della comunità innanzitutto, mi sembra di averne contati 53, non sono pochi, 53 artisti che hanno voluto offrire la loro arte, nello specifico la loro opera, ad un paese, a una pinacoteca, a un piccolo posto in questo tempo di terra, che non fosse altro che per questo perlomeno è stato conosciuto dai 53 artisti, che sanno che nella storia del loro impegno anche artistico hanno incrociato questa comunità. L'altro motivo era proprio, Nicola mi ha anticipato, io ci vado dritto a gamba tesa, senza posizionamenti di eccessiva diplomazia. L'ho detto così, io posso dire. E però io l'ho detto, sono io dico sempre nella mia vita, rispetto agli accaduti, agli episodi, alle parole, chi le legge, chi li guarda, deve porsi rispetto all'episodio quello che opinivo, cioè deve leggere in quello che si scrive o leggere in quello che si fa, in questo caso è un interrogativo anche molto umano, non è la negativa. Io faccio un esempio paradossale, molto esasperato, anche il parto della donna, quindi a modo un figlio è una cosa bellissima, se uno poi focalizza solo sui dolori che però prima del parto diventa quasi una cosa da rifugire. E quindi io dico a Piero che è importante dire, ma è importante anche spiegare, perché insomma io l'ho detto, non sarò diplomazia, noi siamo in un mondo dove spesso cammina meglio chi non prende posizione, cammina meglio chi non si esprime, cammina meglio chi non dà giudizio, cammina meglio chi non sceglie, cammina meglio chi non si mette in gioco, cammina meglio anche chi ha un abito di ipocrisia così grosso che gli contiene tutti i sussulti, perché in quell'ipocrisia esistisce il proprio essere, il proprio peso. Beh, sicuramente Piero, tu non sei rappresentante di questa categoria, sei un difetto, hai il difetto forse di dire subito quello che pensi, però hai il beneficio della pena, perché quello che dici è una sollecitazione che fai prima a te stesso e poi agli altri. Quando tu dici se lo merita è perché probabilmente ti rendi conto, ma è naturale che sia, io non lo meraviglio, che probabilmente appassiona più una partita di calcio, una contesa sportiva, ma è un fatto normale, e magari una riflessione o l'apertura di una mostra che in una pennellata, che in una scultura, che in una presenza racchiude un sentimento, racchiude un modo di essere, racchiude un pensiero che si offre alla gente. Spesso si sceglie la via più comoda, ma non è un male. Credo che la vita debba avere la capacità di contenere tutte le espressioni dell'essere umano, che è lo sport, che è la cultura, che è il quadro, che è la mostra, che è una comunità. E io lo dico perché in questo momento, come dire, ringrazio voi, quindi mi tiro fuori dalla possibilità di cantare le robe, la comunità è assente. In una comunità che anche in un momento particolare, mondiale, ha pensato che una struttura come questa potesse essere ancora un contenitore per creare momenti di aggregazione nel rispetto di tutte le limitazioni, per ospitare artisti e quadri che io devo dire, pur riconoscendo di non avere la grande competenza, mi sembrano variegati. C'è una tela di fondo che dice tutto e non dice niente, un uomo che grida, ma io volendo dare una lettura potrebbe essere il grido di un dolore, di una preoccupazione, o la voglia di uno scappo, o di una vittoria. Quindi voglio dire, provate anche il bene, ed è bello pure per chi non la conosce profondamente. Però è bene sottolineare che cioè, ci sono persone.
come Pino, come Nicola, come Rosetta che poi è la prima figlia, c'è Pino, quindi l'amministrazione comunale che è presente, che poi non si schiede, non si, che si danno da fare, no? Voglio dire, forse non è il luogo adatto, ma mentre il mondo è fermo, noi anche quest'anno se ne è occupato in modo particolare Rosetta, abbiamo voluto mettere in moto la ludoteca estiva perché ritenevamo che i bambini fermi e chiusi per mesi avessero bisogno di ritrovare, perché no, anche la gioia di confrontarsi, la mostra di pittura, una serie di iniziative, alcune presentazioni di libri. Domani sera manterremo le serenate, che è un po' uno dei pilastri tradizionali di questa comunità, cioè una comunità che ha saputo reagire, che soprattutto ha avuto, secondo me, la fortuna di avere persone responsabili da un lato, ma che hanno capito che la troppa responsabilità non potesse diventare un limite, ma che bisognava comunque mettere poi in moto la comunità. E devo dire che oggi in questa giornata un po' frenetica, io mi lascerò e mi scuso se vado via, ma è una bella cosa, c'è la prima richiesta del primo matrimonio in questa comunità, quindi è una comunità che si risolleva, è chiaro, piccole proporzioni, piccoli numeri, quest'anno c'erano circa 10 matrimoni, sono stati tutti rimandati, parte il primo ottobre, ci auguriamo che ne arrivano tanti altri, legati alla voglia della ripartenza abbiamo aderito a una iniziativa di un'associazione femminile che vuole premiare i nati, vuole premiare le famiglie, le mamme che hanno portato a termine la gravidanza in un periodo critico come questo, quindi il 12 ospite dell'associazione femminile. E, insomma, io il conflitto di interessi mi limita sempre di ringraziamento. Invece io lo voglio fare, l'associazione femminile che collabora, che partecipa, che si spende per la comunità, ma in maniera riservata, silenziosa, anche avendo la capacità di entrare in dinamiche così delicate della comunità, bisogni così delicati della comunità, senza farlo in forma manifesta, facendo in forma anonima, ma la comunità è proprio questa, la comunità di Nicola che pensa alla nostra scrittura, Piero che si scontra semmai sulle idee, quel convinto, un'associazione, la parrocchia che dialoga, questa è comunità, noi siamo la comunità. Ed allora, e mi fermo, bisogna anche, come dire, gioire di quello che abbiamo, trovare le energie per fare meglio. Tra poco c'è la richiesta, una nuova coppia che si sposa, una struttura all'ingresso del paese che ci invidiano tutti, che non è immaginabile che ci possa essere anche ora. Chi l'ha visitata ha detto, ma vuoi vedere queste strutture in Altipinia? Me l'ha detto il presidente della Questura regionale qualche giorno fa. Quindi una comunità è chiara, una comunità che non può essere lasciata sola, una comunità che non deve essere chiusa, questa è un'altra mia battaglia, una comunità che deve essere inclusiva, che deve essere accogliente, che deve capire che comunità così è nella capacità di includere, non di selezionare, che la comunità è più forte se arriva Lucio a Teura, se arriva Zio Carmine, se c'è una comunità più forte, una comunità più viva, è una comunità economicamente che sta meglio, è una comunità che si apre nel rispetto delle regole e delle leggi. E oggi con questa mostra credo che, e anche con le presenze di tante persone che non abbiano stato in mente a Teura, cioè chi torna, chi ci viene per alcuni periodi, è una mostra bella che secondo me vale la pena visitare. Io dovessi dire a me stesso qual è il difetto che noi abbiamo come comunità, che facciamo tante cose belle, che abbiamo tante strutture belle e che non abbiamo la capacità di dirlo e di pubblicizzare. Questo è sicuramente un difetto. E io credo che in provincia di Avellino, mi raccontate di arte contemporanea, non c'è nessuno. Credo che in provincia di Avellino, soprattutto di questi periodi, mostre di questo livello non ce ne siano, credo che in provincia di Avellino non ci siano condizioni sane per vivere come questo periodo, però forse noi non siamo bravi a dirlo. E allora il modo migliore per veicolare le qualità che noi abbiamo è quello di dire al mondo e di trovare con il mondo dei contatti. Quali sono i nostri contatti? 53 espositori,
gli ospiti che sono qua questa sera e possono descrivere quando si può vivere in serenità ma anche in sicurezza in un posto come questo. Io auguro a Nicola, che rappresenta un po' gli artisti, quindi lo dico a Nicola, ma lo dico agli artisti, di trascorrere, anche se non fisicamente, ma attraverso le loro opere, un bel periodo a Tegura che terminerà il 22 agosto, sperando che, come sempre succede, e in questo sono come dire, un po' presuntuoso e mi chiedo scusa, pensando che qualche ora entri nel cuore anche degli artisti, perché è sempre successo, chiunque è venuto a Tegura poi ha sempre lasciato un ricordo ed è sempre tornato. E dato che noi siamo una comunità che vuole vivere con forza il futuro, ma vuole recuperare le forze del futuro dall'orgoglio del passato, io credo che abbiamo costruito anche oggi